Goccettina arriva a Waterland. Ansiosa di toccare con mano la vita del paese che stava attraversando, Goccettina ebbe la fortuna di essere incanalata fino a una fontana di un paesino che curiosamente prendeva il nome di Waterland, che significa terra d'acqua. Era un paese di mugnai, con grandi mulini ad acqua che giravano giorno e notte per macinare il grano e fornire la farina per il pane a tutti i paesi vicini. Al centro del paese c'era un grande forno e il panettiere usciva all'alba stanco e accaldato dal lavoro notturno. Il profumo del pane che si spandeva per l'aria era delizioso. Parlandone con le compagne che avevano avuto esperienza di vita paesana, seppe che era proprio l'acqua ad aiutare il grano a maturare e poi a contribuire in maniera essenziale a fare il pane. Fu questo il momento in cui Goccettina venne a sapere che erano proprio loro, le molecole d'acqua, a dissetare la natura e tutti gli esseri viventi e a contribuire a sfamarli. Era sorprendente. Mai nella caverna in cui era piombata dallo spazio, in cui si sentiva isolata e inutile, avrebbe potuto pensare che un esserino così semplice come lei avrebbe contribuito in modo essenziale alla vita sulla terra. Sgorgata dalla fontana, ebbe la fortuna di essere raccolta nel secchiello di una bambina che aveva una decisa voglia di giocare e che lasciò cadere sulla superficie d'acqua alcune gocce di sapone. Meraviglia! Le molecole di sapone, che avevano la forma di lunghe catenelle, si depositarono sulla superficie dell'acqua e, non avendo molta forza nelle braccia rispetto alle molecole d'acqua, vennero trascinate da queste che erano più forti. Il risultato fu che il sapone si sparse rapidamente sulla superficie e quelle molecole spilungone si distribuirono in modo regolare tra le molecole d'acqua che le ospitavano. Curiosamente, queste molecole lunghe si raddrizzarono sulla superficie, perché la loro testa amava l'acqua, ma la coda aveva paura di bagnarsi e stava ritta in alto. Un povero insetto che desiderava riposarsi un attimo dall'incessante volo ebbe l'imprudenza di posarsi su quella superficie, come aveva sempre fatto. Accidenti! Non riusciva più a venirne fuori. Il sapone aveva indebolito la superficie e l'insetto era rimasto intrappolato. Fortunatamente fu catturato dal cerchietto di metallo con il manico di legno che la bimba teneva in mano e cadde a terra con una goccia insaponata. L'acqua insaponata formò nel cerchio una lamina luccicante. Era così modellabile che bastò il leggero soffio della bimba per cominciare a gonfiarsi e a formare tante bolle leggere che riflettevano una moltitudine di colori contenuti nella luce del sole che continuavano a cambiare. Le bolle salivano e si lasciavano trasportare dal venticello, per poi scoppiare improvvisamente in una finissima pioggerellina con un grido di gioia della bimba. Goccettina faceva parte della superficie della bolla più grande e che durò più a lungo. Quelle lunghe molecole di sapone che avevano permesso alla bolla di espandersi con facilità sotto l'azione della pressione interna, avevano assottigliato la sua superficie fino a farla esplodere. L'esperienza di Goccettina valse certamente la pena, anche se alla fine le toccò la sorte di cadere a terra.